Allora, dovete sapere che in Giappone ci sono tante di queste macchinette ogni 30-40 metri che offrono bibite tra le più disparate. Noi prima che cominci il TGS siamo qui con i Pappers, Andrea e Luca che sono appena arrivati. Ciao, pieni, subito coinvolti. Di sonno, fuso orario e tutto. Quindi, ce l'hanno chiesto loro. Esatto, ci hanno chiesto di fare il drink challenge. Cosa faremo noi? Starremo 5 numeri a caso ogni volta, ogni macchinetta, e dovremo bere ognuno di noi la bibita entro 20 secondi. Vince ovviamente chi rimane vivo e non va al cesso. Quindi vediamo subito. I primi numeri che abbiamo estratto sono il 3, il 5, il 10, il 16 e il 23. Vai Umberto. Beh, iniziamo a mettere i soldi in questo aggeggio terrificante. Allora, spero che te li mangi e che finisca il cielo qui. Partiamo la bomba. Già abbiamo finito il video. È lì? Ok. Ragazzi, questa non prende non prende i contanti. Ok, andiamo di monetine. 100. È mio. Vai, charge. Ok, allora cominciamo. Questa secondo me è una di quelle acque con dentro le vitamine, quelle cagate lì. Ginger ale. Buono il ginger ale, però te lo do molto volentieri. Che merda, ma so già che gusto. 10. Madonna. Questa è terra, questa è terra. 23, questo è Big Bubble. Ah, 100. Madonna. Allora, quindi adesso facciamo così, magari apriamola giusto per assaggiare la situazione. Il tuo è sciroppo. Ma facciamo in fila. Vai col ginger ale. Dai, ginger ale dovrebbe ginger essere. Ginger fai un sorso del DC, cosa, di cosa sa? Sorso. Sì, sa di ginger ale. Quindi non è nemmeno così male. Nulla. Questo non sa di nulla. Che culo. Non sa di nulla. Stai attento che potrebbe fregarti dopo un po'. Questo sa di sciroppo, non sto scherzando. Allora, questa è la cosa più orribile del mondo. Sa tipo di Big Bubble, soltanto che vedete che qua dentro dice che c'è una roba tipo viscida. In effetti c'è, è come è come starnutire nel fazzoletto. No, e fai bere. È presente la melma di Ghostbusters. Guarda, guarda, guarda dentro, lo vedi il bianco? Non voglio dire cosa sembra, però tu? Questa è una roba tipo sidro. Ok. Ah, allora, ho capito. Zucchera, molto molto zucchera. Allora, dai, pronto tu? Sì, sono pronti. Io sono l'addetto al cronometro. Allora, 20 secondi. Chi non ce la fa viene eliminato, viene ucciso. 3, 2, 1, via. 2, 1, finito. Abbiamo avuto un problema tecnico. Ho vinto! Ho capito. Sì, ma la tua era una merda. Abbiamo avuto un problema tecnico che la cosa bianca solida fa da tappo, quindi questa cosa è fatta per essere sorseggiata. Ho capito, cioè è già finito. Io ho avuto un problema. Ah, vabbè, facciamo che venite tutti quanti rifrescati per la seconda cosa. No, ma è troppo fredda. Scusa, io però voglio assaggiare la merda. E io voglio assaggiare la tua merda. Vabbè, questo era il giro di prova. Ho capito, però io intanto ho bevuto sta roba che mi fa malissimo in testa. Già. Ma senti cos'è? Senti che fa il tappo. È impossibile da bere in poco. Perché questa roba è straordinaria al contrario. Ma qua secondo me ci va un po' meglio, eh? Boh, non lo so, dipende. Beh, non c'è il ginger ale. Ci siamo, numero 3. Chi inizia? Dai, faccio io la sfida. Ecco, sai che te. Il problema è effettivamente che soffredde. Parto io con la degustazione. Oh, questa è Schweppes. Pompelmo, credo, o limone e uva. Non è nemmeno, sì, grapefruit passion. Non è nemmeno così male. Questa è acqua del termosifone, altresì detta tè verde, che purtroppo è in sapore, però proviamo. Questo è normalissimo caffè freddo. Quindi te la passi, però tanto fine la congestione muori, secondo me. Esatto. Questo sa di manico di caffettiera. È il miglior caffè, altro sì, quando che caffè dicono napoletano. Non lavate la caffettiera, ecco, sa di quel manico. Tu Luca? Invece questa è la sua versione di tè verde, quindi acqua del termosifone, ma sporca, muffita. Provateci, la buona fede c'è, la buona fede c'è. Uno, due, tre, però io ce l'ho fatta. Bene, 3 vittorie e 2 sconfitte, questo è impossibile, ma poi è troppo freddo. Sì, ma poi fa schifo. Mangiando slimer. Guarda.
Allora, number 5. Una bella succo di mela. No, un altro litro, però basta. Questa è acqua. No, passa col no, 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 no. Sono entrata d'acqua. No, 110. C'è un regalo là, che è più del normale. Sto per sentir male dopo. Quello che sai che siccome Andrea si è lamentato, sarà bene a te. C'è un nuovo concorrente, un'altra cosa è fatta uguale. Poi. Allora, degustiamo, va. Io ho già registrato, è acqua, semplicemente. Proprio pura? Testimoniale importante. Lui è un mitico. Ci sta una pubblicità su internet che fa morire i giapponesi. Questa è arancina, vabbè, lanciata. Che? È proprio è metà plastica arancina. Dovrebbe essere non arancina. Buona, ma nemmeno cattiva, una cosa normalissima. Francese. Nata in Francia, però è stata imbottigliata in Giappone. Sappiatelo, è l'orangina questa. Ovagina. Sappiatelo. Orangina. Questo sarà uguale, è orangina. Ma ci devi dire la differenza tra queste in bottiglia e quelle in latina. Questa sa di orangina in latina. Sì. Questa? Questa Tommaso. Me la travasano. Questo è un tè alla mela molto molto leggero. Le ultime parole famose, adesso sbocca. Questo è caffè al caramello, ragazzi. Sono nel 3, 2, 1. Vabbè, però c'è veramente un fake. Ma anche l'acqua. Ma come fai a bere, a buttare il trappone? Devi farlo! Devi crederci, Andrea. Tu che non era leggera a te, già è non troppo freddo, fatto. Non mi è salito il cervello. Dai, continuiamo. Io ho finito. Ma è vero. Sì, sì. Vede? No, no. Andiamo, va. Le regole vengono cambiate in corsa, non si può bere la stessa cosa due volte. Esatto. E non possono uscire due bibite uguali o simili. Esatto. Allora, decidiamo adesso chi si piglia il primo, il secondo, chi il terzo, chi il quarto, chi il quinto. Vai. Stefa, da 1 a 5 quale vuoi tu? 1. Lui vuole il primo. Numero 6. Io prendo il quarto. Io il quinto. Terzo. E tu il secondo, quindi. Vai. Allora, sul numero 7. 3, 6, 7. Ma un bel frutto della passione, che cattivo è qua. Bello. Non c'è, non c'è. Non c'è. 8. Va 8. Vai. Bello. Allora, questo lo sbocca bello. Noi abbiamo depositato il regolamento dopo il notaio. Se poi vai a casa ti puoi. Che bello lo sbocca. Lo vomito, cioè. Poi numero 2. Guarda che fai solo, due lui. Solo il bene di questo video. No, ma io non lo so. Ecco, io vinco. 12. Sì, hai vinto. No, ma bellissimo. Lifeguard. Lifeguard. Questo che è il bagnino. Questa sarà. Questa è la bibita di. Ah, è il bagnino. No, sono finito. Original oh, bagnino. Quindi passi a questo. Sì, peccato, cosa. La bibita dei bagnini. Peccato. 22. Caffè bianco. Ma che culo. No, ma basta. Che culo cosa? Io per me lo voglio un caffè. Ho sbattuto più le palpebre un po'. Ehi Luca, vieni a assaggiare il melone. Questa è una soda alla crema bianca, white cream. Questo è un tè che fa assolutamente schifo. Questo è il caffè tipo con del latte dentro che sa di così dopo squarava latte condensato. E questo io non l'ho neanche assaggiato, è al melone, sa di melone. Io non riesco a assaggiare un melone più buono della tua vita. Magari in Giappone melone vuol dire arancia. No, no, sa di melone merda. Assaggialo, dai che buono, forza. Ma proprio non ti piace il melone? Ma questo è vincente, allora adesso io farei un primo piano su di lui che il mio invece, melone. No, mancavo io. Il mio è come il suo, ovvero caffè latte freddo, però è premium blend, quindi il mio è più buono. Scusa, probabilmente. Però, scandaloce, gli odori solo. Non sentite la mia, c'è un po' di merda. Sì. Tu non ma ce perché, l'hai. Sai che c'è quel caffè? Tutto è tostato bene. Sai che c'è il caffè quello pregiatissimo, i cui chicchi vengono mangiati e ricagati da una specie di scoiattolo? Potrebbe essere quello. È per quella che sta dai. Allora, provateci, tu devi bere, eh? Altrimenti il consorzio drink. Io potrei indicare questo punto. E dove vomiterai? Esattamente dove vomiterò.
domanda. Ma buona. Siamo 3, 2, 1. Questa roba vai! Oddio! Il dramma di nuovo! A toccarlo! Avrai anche una reazione allergica che ti condurrà alla morte? Penso uno sbocco... C'è un altro sbocco di qua! Madonna! Vabbè, inizia a fare... Inizia... Guarda, bianco! Inizia a farsi branza. Guarda che ci ammazzano adesso, eh. No, dai ragazzi, che io ce l'ho fatta. E annuncio qui che finisce. Che finisce qui. Che finisce qui la mia sfida. È una cosa. E la stai facendo grossa. Sì, va. Pure uguale, dai, non esagerare, dai. No, fa cagare, è vero. Proviamo un ultimo? Sì, sì. Dai, sì, dai. No, dai. Non ci si tanto può rendere qua. Fino alle 3 non entri nel pezzo. No, l'acqua non possiamo prenderla più, giusto? Abbiamo detto. Ok, allora quello era Big. Ma Caltis. Che schifo, porca. Big, eh? Madonna. Andrea si prende un bel Beatle by Lace. È l'ultima, vero? È l'ultima. Io annuncio la mia ultima. Se posso annunciare la mia ultima. No, devi morire prima. Annunciamo che comunque le stiamo bevendo tutte e non le stiamo sprecando. Proprio. Tu ti prendi, no, un bel caffè dorato. Dopo la pioggia dorata c'è il caffè dorato. Sto momento sommelier veramente. Però dei formaggi stagionati non ci sono. Allora, mio stato Golden Shower. Ah, perché che ne sai, scusa. La tua esperienza, vuoi dire. È un tè amaro e schifoso. Il mio è ottimo, ottimo tè verde. La mia invece è una gustosissima bevanda all'arancio al mandarino, non gasata, gustosa. A me è sempre bianco, guarda. Sempre roba bianca. È chiaramente un segno. Vabbè, tanto è impossibile, però proviamo. Ma cos'è sta merda? Anch'io ce l'ho fatta. Grande e piccola. Easy. Guarda, gold. Sono così pieno che mi berrei proprio un po' della tua soda. Io avrei una domanda. Questo è, ti dico io cos'è. Questi sono tipo la prima acqua che hai bevuto, quella sì, con i sali minerali, in versione frizzante. È scaduta. Sì, però molto scaduta più bianca. Da un anno. Molto più bianca, però. È più questa bianca. Per te l'hanno fatta. Presidente, avrei una domanda. Questo bevi merda challenge quando finisce? Ah, abbiamo ancora i soldi per l'ultima. Una macchinetta. Va bene, dai. No, da 100 però, dai. Ma che, cosa dicono i tuoi fan poi? Sì, ma io ne ho finite 3 su 5. No. 5 o 4? No. 4 su 5. Io tutte tranne la prima che ho. Io 2. Io 5 su 5. Secondo me 5. Beh, io ho dato spettacolo. Però, ragazzi, avete un pubblico da secondare. Allora, 7. Mezcola. Vai. Che merda. Mezcola è la metanfetamina. Guarda, 32 Mata. Minuti che 3. Facciamo sta merda. Guarda il tampone. Ma guarda che schifo il colore! Tu hai sempre robe bianche. È pistacchio merda! Questo è creamy matcha, vuol dire che è tè verde con latte. Col più sciolta. Chiudo con una roba buona. È buona! Sta di buono! Aspetta, vai! Questo è buona. Tè alla buonezza. Odora questa? Semi d'anguria l'odore. Questo è con quale tipo di formaggio ci va? No, ma guarda, va bene, incredibile. Qui è sentire? Senti i frutti gialli dentro. Pensa all'anguria. Secondo me non è così male, va. Secondo me con un buon Castelmagno si sentono tutti i sapori, il caffè, il tè verde, il latte, i pistacchi. Porca vacca, però questo forse è piccolo, ce la faccio, dai. Ci voglio credere, tu? Tomma, un caffè del cavolo? Sì, con grandi chicchi. Con grandi chicchi, però. Io invece ho
una alternativa alla Coca Zero fatta dalla Kirin. Ma guarda quanto hanno bevuto sta merda! Vabbè, grazie che. Ma lui sì, sempre fa così. Hai visto che beve così? Ragazzi, quando ha aperto, stava uscendo. 5 secondi di penalità lui. 5 secondi di penalità. Tanto questa non riesco a berla adesso. Allora. Ah, ok. 3, 2, 1. E altro che 5 secondi. Basta vomitare. Sì, ma ho capito. Non ti sforzi minimamente. Bypassa le papille gustative. Butta giù. Ma non è gusto, è pienezza. Fai un deep throat. c'ho qua piccolo. Non so. Il consiglio, fai un deep throat come la vedete. Ragazzi, direi. Bene. Adesso possiamo andare a vomitare. Io direi che. Cioè, comunque, tutto sta così. Non c'è stato un vincitore. No. Non c'è stato un regolamento rispettato. Non c'è una morale. No, la morale sì. Ah, la morale. Viva le cazzate. Ma non venite in Giappone. Guardate, sto male. Non è a Metz. No, ne a Metz Gola a giudicare. Beh, che schifo. Dalla pubblicità c'è veramente la metanfetamina. Perché guarda chi la beve questa. Ecco, si diventa così, ragazzi. Va bene. Dai, alla prossima. Ciao. Basta.